Abbiamo avuto il secondo incontro con tutti gli assessori regionali al lavoro d'Italia, perché adesso abbiamo il piano di stanziamento dei fondi per potenziare i centri per l'impiego. Quindi dopo la riunione di oggi siamo d'accordo sull'idea di intervenire in maniera omogenea sui centri per l'impiego, di potenziare il personale e i fondi per le strutture dei centri per l'impiego. Quindi da domani si mettono al lavoro i tecnici degli assessorati con i tecnici del Ministero e scriviamo tutte le norme che servono per far sì che i centri per l'impiego diventino un'opportunità per i giovani e non un'umiliazione. Non più un muro di gomma che respinge i giovani disoccupati, i meno giovani disoccupati, ma finalmente uno strumento per reinserire lavorativamente le persone. E per farlo serve personale più qualificato, ne dovremo assumere di più, e strutture all'altezza della situazione. Abbiamo una platea potenziale di 6 milioni di persone che potrebbero rivolgersi al centro per l'impiego, ma nella situazione in cui ci troviamo, in cui sono strutture veramente deficitarie in alcune parti d'Italia, solo il 2% si rivolge al centro per l'impiego, e invece dobbiamo ambire a farli funzionare davvero.